Il business del Regno Unito cresce ai massimi da giugno grazie all'allentamento delle restrizioni Covid. Sindacati preoccupati dalla fine dell'autoisolamento. Fuga dei cervelli, l'esodo dei laureati dall'Irlanda del Nord. Quarta dose di vaccino Covid agli over 75 e clinicamente vulnerabili. Buonasera, ben ritrovati nel telegiornale di Italy Today del 22 di febbraio. Parleremo di economia, in particolare della ripresa della piccola e media eh, impresa eh, britannica, ma anche delle preoccupazioni da parte dei sindacati per l'eliminazione di tutte le restrizioni. Infine, la fuga dei cervelli dall'Irlanda del Nord e la quarta dose per gli anziani e i più vulnerabili. Ma partiamo subito con eh, la ripresa del settore privato che con l'eliminazione delle restrizioni segna un massimo dal mese di giugno in particolare segna un balzo di assunzione. Prego il servizio di Simona Siena. Il settore privato del Regno Unito sta crescendo al ritmo più veloce dalla scorsa estate, grazie all'allentamento delle restrizioni Covid che porta un aumento della spesa per viaggi, tempo libero e intrattenimento. La maggior spesa per i consumi è alla base di una ripresa dell'attività nel settore dei servizi, secondo la stima dello stato dell'economia di febbraio fornita da IHC Market e dal Chartered Institute for Procurement and Supply. Ma il rapporto mensile ha rilevato anche crescenti pressioni inflazionistiche guidate da salari più alti, energia più cara e materie prime più costose. Chris Williamson, capo economista aziendale di IHS Market, ha affermato che la combinazione di una forte crescita e un aumento del costo della vita potrebbe richiedere un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra il mese prossimo. Gli ultimi sondaggi sul Purchasing Managers Index PMI, indicano una ripresa dell'economia a febbraio, poiché l'attività commerciale è aumentata con l'allentamento delle misure di contenimento del Covid. Con l'indicatore della crescita della produzione del PMI, che ha accelerato notevolmente a febbraio, e le pressioni sui costi che si sono intensificati fino al secondo valore più alto mai registrato, le probabilità di un inasprimento delle politiche sempre più aggressivo si sono ridotte, con un terzo metodo dei tassi consecutivo che sembra sempre più inevitabile a marzo. L'indice mensile del gestore degli accordi, di IHS Market CIPS fornisce una prima guida all'andamento mensile del settore privato. Il rilascio coincide con la revoca di tutte le restanti restrizioni COVID in Inghilterra. L'attività nel settore dei servizi è salita da 54,1 a 60,8, il livello più alto da giugno, mentre la produzione è rimasta invariata a 57,3. Una lettura superiore a 50 suggerisce che la produzione è un aumento. Il sondaggio ha affermato che le aziende del settore privato stanno segnalando un fortemente dei nuovi lavori in entrata a febbraio, con carichi di lavoro più elevati che hanno portato alle riprese delle assunzioni. Gabriella Dickens, economista del Regno Unito presso Panther Macro, ha dichiarato Il forte aumento del PMI composito a febbraio al livello più alto da giugno suggerisce che l'economia del Regno Unito sta rimbalzando dalla crisi Omicron a un discreto ritmo. Il PMI era ben di sopra del livello medio della seconda metà del 2021, 56,3, quando il PIL è aumentato dell'1,0% sia nel terzo che nel quarto trimestre. Simona Sieda, per Italy Today UK e sempre a proposito della fine delle restrizioni e del lavoro, i sindacati sono preoccupati per l'eliminazione dell'isolamento che potrebbe portare alcuni lavoratori a basso reddito a fare delle scelte drastiche. Ce ne parla nel prossimo servizio Daniele Pace. Indacati sollevano preoccupazioni in vista dell'eliminazione dell'obbligo legale in Inghilterra di autoisolarsi. Secondo il TUC, 2 milioni di lavoratori con lavori sottopagati non si qualificano per l'indennità di malattia. Oltre ad abolire le leggi sull'isolamento, il governo dovrebbe anche ridurre la quantità di test Covid gratuiti dopo che il primo ministro ha dichiarato che a gennaio sono stati spesi 2 miliardi di sterline solo per i test. Secondo il ministro degli affari Paul Scully, i soldi potrebbero essere spesi per altre priorità, poiché i casi e le morti continuano a diminuire. «Vogliamo riportare le persone nei loro luoghi di lavoro, vogliamo che l'economia funzioni, ma spetterai datori di lavoro e dipendenti», ha detto il ministro. Ma Kate Belli del TUC ha affermato che le persone che non si qualificano per l'indennità di malattia a causa del loro stipendio stanno affrontando un problema importante sulla scelta se autosolarsi con il covid o meno. Hanno il covid vogliono poter stare a casa senza dover affrontare una scelta terribile se ciò significhi perdere reddito per una settimana e mantenere al sicuro i loro colleghi e anche le altre persone con cui lavorano, ha detto la sindacalista. Non dovrebbe essere una scelta che le persone sono costrette a fare da sole. Nel frattempo, la segretaria generale del TUC France O'Grady ha espresso preoccupazione per i lavoratori a basso reddito costretti ad affrontare i costi per i test quando quelli gratuiti saranno aboliti. Secondo la Augredi, i milioni di lavoratori hanno bisogno che il governo si assumi la responsabilità e non scommetta solo sulla loro salute. Secondo Rachel Knapper, direttrice del servizio presso la società di risorse umane Croner sembra che la decisione sull'isolamento sia stata rimessa nelle mani dei datori di lavoro e ha esortato i lavoratori interessati a parlare con le aziende. Se per Challay Lyons, amministratore delegato di Black Ship Brewery, la sua azienda pagherebbe i test Covid per il personale, se fosse necessario. Altrettanto non sarebbe per i piccoli pubs. Daniele Pace per Italy Today UK. La fuga dei cervelli non è un fenomeno solo italiano, anche l'Irlanda del Nord sembra soffrirne in modo particolare, tanto da compromettere la sua economia. Prego il servizio. A quanto sembra la fuga dei cervelli non è un fenomeno solo italiano, ma anche delle zone rurali della Gran Bretagna e in particolare dell'Irlanda del Nord. Molti giovani provenienti dalle zone rurali del Regno Unito vogliono trasferirsi in città più grandi dove la vita notturna è più vivace e il mercato del lavoro più grande, ma ci sono ulteriori incentivi per gli studenti a lasciare l'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord si trova ad affrontare un compito economico scoraggiante, come impedire a così tanti studenti e laureati qualificati di partire e non tornare più. Il problema riguarda il futuro ed è senza segni di rallentamento. Continua ad ostacolare la crescita dell'economia con un minor numero di persone in grado di assumere lavori altamente qualificati nella regione. Chiamata la fuga di cervelli, l'economista senior presso la Business School dell'Ulster University, il dottor Esmond Birney, afferma che il problema è meglio spiegato come la migrazione netta di laureati e professionisti. Il problema riguarda molte regioni rurali della Gran Bretagna, ma nell'Irlanda del Nord è piuttosto complesso e singolare. Il responsabile della ricerca presso il think tank dell'Irlanda del Nord, il dottor Ben Harper, ha appena condotto uno dei pochi studi esistenti sulle cause della cosiddetta fuga dei cervelli. A differenza di casi come il Galles, che ha un livello simile di studenti in uscita, noi non attiriamo gli studenti in arrivo, sottolinea Harper. È diventato molto problematico per l'Irlanda del Nord. Inoltre il desiderio di vivere in un'area più diversificata allontana i giovani dell'Irlanda del Nord e li attira verso altri centri universitari, secondo lo studio di Harper, su circa 300 laureati. Ma riconosce che le cause della fuga dei cervelli sono multifattoriali, additando le opportunità di lavoro dei laureati, la vita sociale e, dice soprattutto, la mancanza di relazioni tra le comunità protestanti e quelle cattoliche, la prima generalmente unionista e l'altra nazionalista. Alla gente non piace vivere in una società divisa e inoltre non si rivedono nella leadership politica presente in Irlanda del Nord, dice Harper. Stiamo parlando di diciottenni che hanno lasciato l'Irlanda del Nord non avendo mai incontrato un protestante o un cattolico, qualcuno della base opposta, ma parliamo anche di persone di 50 o 60 anni che stanno descrivendo le stesse ragioni per cui hanno lasciato l'Irlanda del Nord. Il suo studio conclude che i politici devono ora valutare le relazioni con la comunità perché, nelle sue parole, la mancanza di azione sta lasciando una grave stagnazione nell'Irlanda del Nord, sia per gli studenti che per la società. Francesca Doria, per Italy Today, UK. Ringraziamo Francesca Doria e passiamo all'ultimo servizio di oggi. Parliamo della campagna vaccinale con la quarta dose che verrà offerta alle persone anziane e le più vulnerabili nella prossima primavera. Ma si sta già pensando all'autunno con una quinta dose, forse per tutta la popolazione. Prego il servizio di Letizia Bartoloni. Entro poche settimane la quarta dose di vaccino Covid inizierà ad essere offerta a coloro che hanno più di 75 anni e ai soggetti clinicamente vulnerabili. È probabile che a questi gruppi venga offerta la quinta dose in autunno, come parte di una campagna di vaccini che potrebbe essere più ampia. Il lancio mirato del quarto vaccino inizierà il mese prossimo, con gli anziani e gli immunosoppressi consigliati ad assumere una dose extra circa sei mesi dopo il loro vaccino di richiamo. Il Comitato Congiunto per i Vaccini e l'Immunizzazione JCVI ha affermato che la dose primaverile aggiuntiva sarebbe consigliata per i più vulnerabili in vista di un previsto programma di richiamo autunnale. I funzionari devono ancora decidere se il lancio autunnale riguarderà l'intera popolazione o sarà mirato ai gruppi vulnerabili. I booster jab hanno iniziato a essere lanciati a settembre, il che significa che sono trascorsi circa 5 mesi dall'inizio del programma. Lunedì il JCVI ha affermato che alle persone di età superiore ai 75 anni, a coloro che vivono in case di cura e a chiunque abbia più di 12 anni che sia immunodepresso verrà offerto un quarto vaccino. Agli over 18 verranno offerti i vaccini Moderna o Pfizer, mentre a quelli dai 12 ai 18 anni verranno offerti i vaccini Pfizer. Il professor Wishan Lim, presidente del GCVI per la vaccinazione contro il Covid, ha dichiarato: "Il GCVI continuerà la sua revisione continua del programma di vaccinazione e della situazione epidemiologica, in particolare in relazione ai tempi e al valore delle dosi per gli anziani meno vulnerabili e per quelli nei gruppi a rischio clinico prima dell'autunno". Gli scienziati hanno affermato che è troppo presto per definire dettagli precisi di come potrebbe essere quel programma, ma hanno aggiunto che il Comitato avrebbe fornito consigli più definitivi a tempo debito. Letizia Bartoloni per Italy Today UK. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, il TG ritorna domani sempre alla stessa ora e vi invitiamo come sempre a rimanere aggiornati grazie ai nostri canali YouTube, Facebook e anche al sito internet di Italy Today UK. Grazie ancora.